Siamo all'ippodromo di Varese, qui sulle corse dei cavalli, corrono i cavalli pulenti, tutto qua, ma oggi parliamo di moto e una delle moto che pone il cuore di tutti è la Vespa. La Vespa ha un fascino particolare. Abbiamo il piacere di avere Fabio del Vespa Club a Tre Laghi. Fabio, da quanto tempo è che venite qui all'ippodromo e cosa significa per voi essere qua oggi? Noi saranno già 2 o 3 anni che partecipiamo a questo tipo di evento, ma siamo contenti di essere qua anche noi con le nostre Vespe per far vedere che anche le nostre sono 2 ruote importanti, non sono, ok, non corrono, non vanno veloci, certe, non tutte, però è anche bello far vedere questa, far conoscere anche a chi non conosce questo tipo di realtà un mezzo che è nato tanto tempo fa e che sta appassionando ancora tutte le generazioni. La Vespa fa ancora motori, modelli oppure ha finito? La Vespa produce ancora modelli, oggigiorno produce solo gli scooter, praticamente quelli automatici, classici automatici, con delle motorizzazioni ottime secondo me, partendo dal 50 arrivando fino al 300. Moto da turismo, moto che, con cui puoi andare in giro e goderti anche un po' il panorama. La Vespa è un po' la moto che ha un po' affascinato un po' tutti i ragazzi, chi non, soprattutto chi aveva la Vespa rimorchiava. Sì, rimorchiava anche perché, per il semplice motivo che era un mezzo pulito, che non sporcava, nel senso che potevi sedere anche vestito bene, non avevi contatto con il motore, non avevi contatto con le catene, quindi potevi permetterti di usavano un po' per tutto, sia per il lavoro, sia per la gita fuori porta domenicale e tutto quanto. Ma voi che cosa fate di preciso con questo Vespa Club che fate voi? Qual è le cose che organizzate magari oltre a quello che fate oggi? Noi principalmente organizziamo dei giri per tutti i nostri soci. Quindi uno può provare a provare la Vespa? No, organizziamo dei giri a livello, andiamo a dire, dei boschi, partecipiamo dei raduni, in questo periodo quasi ogni mese c'è un raduno dove ci troviamo, bene o male 250, 300, 400 mezzi a volta partecipanti al raduno. Queste cose qua. Qual è la Vespa più cercata? Quella magari di anni indietro in cui il patito dice vorrei avere ancora la Vespa? Ma soprattutto la classica, quella chiamata Far Basso, quella usata nel film Poi partendo da là ci sarebbe la GS 180, GS 200, la Rally, sono le più ricercate e le più costose se le trovi. Avere la Vespa, poter andare in autostrada con la Vespa, e si vede e dice ma questo lo fai, poi in realtà sono più ancora. Ancora certamente si mette un po' di lato perché avendo una conformità non troppo adatta a una passata, perché avendo questo scudo davanti, spostamento d'aria è un po' più pericoloso, però la Vespa è stata creata soprattutto per andare su strade normali, appunto come dicevo prima, per andare piano piano a vedere tante cose, poterle vedere con calma senza correre. Vi ringraziamo e speriamo che quelli che sono appassionati di Vespa vedono la tua intervista a Fabio e si appassionano sempre di più, perché la Vespa ha qualcosa sempre, un fascino, c'era, c'è, ci come, sarà un po' come le pionde con gli occhi azzurri. Bravo, bravissimo, grazie a voi, ciao.